certo punto è nata la rivalità Pino Daniele e Gigi D'Alessio. Io non ho mai visto una rivalità fra me e Pino Daniele, anzi, io ero uno che mandava a vedere i concerti di Pino Daniele. Però a un certo punto era A un certo diventato. punto sì, perché io poi perché esistono le due Napoli, quella che è nata nei locali, nei night, fuori alla Villa Comunale a Mergellina, c'erano i gruppi, no? E poi c'è stata la Napoli dei matrimoni. Diciamo che la Napoli considerata figa è quella dei night, no? Perché hanno suonato musica americana, eccetera, eccetera. Noi che suonavamo canzoni, mo ci vuole Zappatore, a Cancello Rotto del Neomelodico, passando per Ipocrisia di Angela Luce o a Cartolini Napoli Giulietta Sack, eravamo un po' la Napoli da ghettizzare. Però cos'è successo? Che questa ghettizzazione poi non c'è stata, perché è venuta fuori. Che poi quando arriva una cosa non la fermi. E c'è stato un momento di rivalità, ma rivalità sempre da parte mia ha avuto sempre grande rispetto per Pino Daniele, ancora oggi, sempre, non ho mai perso il rispetto di Pino. Sì, indubbiamente abbiamo litigato, ci siamo attaccati sui giornali, perché poi dopo stavamo nella stessa casa discografica. E quindi poi il nostro ambiente non è che è sempre gentile, uno ci stanno pure delle figure inutili che vivono quotidianamente Seminando zizzania. seminando zizzanie, e quindi sai, da una cosa piccola poi diventa sempre più grande. Tant'è che un giorno Pino mi chiamò e mi disse: scusa, ma prima di litigare ci vogliamo conoscere. E questo è stato nel 2009. Ci siamo conosciuti, ci siamo subito fidanzati. Siamo stati veramente, abbiamo raccontato un sacco, perché poi abbiamo avuto lo stesso vissuto. I nostri genitori giocavano a carte insieme, suo padre e mio padre. Noi siamo andati a 20 metri di distanza, eh. Solo abbiamo avuto due strade diverse. Io conservatorio, musica, eccetera, eccetera, lui locali, complessi, Napoli Centrale, James Senese, eccetera, eccetera. Grande musicista Pino, ci mancherebbe altro, insomma. Poi lui mi invitò al concerto a Piazza Plebiscito, che era una sorta di un Pino and Friends, Sì, un grande un ritorno di grande Pino. ritorno di Pino, e volle accanto a sé tutti gli amici suoi, cioè tutti i colleghi napoletani, non pensa amici, colleghi. Perché c'era il periodo che a Napoli c'era la spazzatura, e quindi c'era questo concerto, diciamo, per far capire all'Italia che Napoli non è una carta sporca, come dice lui stesso in una canzone, ma Napoli ce la può fare a risorgere, eccetera, eccetera. E io ci sono andato a questo concerto. Però siccome che per anni ci sono state tutte queste diatribe giornalistiche, televisive, eccetera, eccetera, io ero cosciente, perché lo dissi la sera prima a un altro nostro collega, che è Nino D'Angelo, che venne a cena a casa mia, disse: guarda, io domani vengo a Napoli, sono cosciente di venirmi a prendere i fischi. Perché ovviamente il pubblico di Pino ovviamente ce l'ha con me, è normale, per tutto quello che ci siamo detti in questi anni, ero cosciente. Dico però, l'amore per la mia città è maggiore. Non fa niente che una sera, ho avuto tante sere, nella stessa piazza mi sono preso tanti di quegli applausi che mi bastano per tutta la vita, che una sera mi prendo i fischi, va anche bene, l'importante è che io sto venendo A per la mia città, perché anche io faccio parte di questa città che mi ha dato tanto, e devo dare la mia protesta che Napoli non è una città dove deve vivere nella spazzatura. E B, per duettare con un grande artista come Pino Daniele. Io sono arrivato a Napoli, mi sono presi i fischi, poi dopo mi sono messo in macchina e me ne sono ritornato a casa. Crediamo alla cicogna e corriamo da mamma. Oggi è sabato, domani non si va a scuola,